Villa Chiara, Orto e Cucina. Stasera c'è una serata con serata al femminile. Abbiamo 5 top chef che prepareranno, diciamo, dei piatti particolari per gli ospiti della serata, serata durante la quale ci sarà anche la presentazione del libro di Paolo Marchi. Abbiamo qui una delle 5 chef, che è Isabella Prezioso. Isabella, raccontaci qual è la tua storia, da dove vieni e qual è stato il tuo percorso fino ad ora. Allora, io vengo dalla provincia di Avellino, precisamente su Monte. È un piccolo ristorante di 50 posti, Locanda La Molara, e lavoriamo con i prodotti di stagione e con i prodotti, comunque valorizziamo il territorio, che è l'Irpinia. Tu sei una ristoratrice di seconda generazione, cioè anche tu hai il ristorante di famiglia, o sei tu che hai iniziato? Io ho fatto un corso sulla gestione delle aziende agrituristiche e turismo rurale, e poi da lì è nata l'idea di aprire un ristorante insieme a mia mamma, quindi è in famiglia. E quindi possiamo dire che con tua madre facciamo innovazione e tradizione? Soprattutto. Cerchiamo, mamma dalla tradizione, io poi passo all'innovazione del piatto, quindi insieme ci compensiamo e siamo poi il punto di forza del ristorante. E in particolare stasera che cosa farai degustare agli ospiti della cena? Allora, questa sera ci saranno dei crostini con insalata di tartufo, per il tartufo del Partenio, e poi degusteranno una ricetta di mia nonna, che sono le melanzane della Molara, che appunto sono con la cipolla ramata di Montoro e il pomodorino fresco, semplicissime. Quindi una riscoperta dei vecchi... Una riscoperta dei vecchi sapori di una volta, e con i prodotti poi irpini, naturalmente. Qui Cristina Bauerman, lei ha dei ristoranti, chef in alcuni ristoranti a Roma. Cristina, ci racconti un po' brevemente qual è il tuo excursus, qual è la tua storia? Appunto, mi chiamo Cristina Bauerman, sono lo chef patron del ristorante Glass Osteria e Romeo a Roma, in più anche Romeo a Testaccio nel mercato di Testaccio. E la mia storia è molto lunga, ma cercherò di renderla il più breve possibile. Nasco come, in realtà, amante delle lingue straniere, laureata in giurisprudenza, ho lavorato come procuratrice legale per un paio d'anni, poi mi sono trasferita negli Stati Uniti, dove ho lavorato per 10 anni come insegnatrice grafica, poi mi sono laureata in arti culinarie. Sono in Italia nuovamente da 10 anni e mezzo, e appunto alla guida di Glass Osteria come ristorante più lungo, e sono qui perché invitata appunto da Paolo Marchi per questa bellissima serata con due tra l'altro tra le mie amiche più care. Quindi, tra l'altro, ti accomuna anche con Paolo appunto il venire da mondi diversi, no? Quindi siete arrivati, diciamo, alla cucina, alla gastronomia, ma venivate da altri mondi. Qual è stato il fattore scatenante? Il fattore scatenante per cambiare carriera? Sicuramente il grande amore per la cucina e il fatto di voler probabilmente sfondare in un mondo in cui le donne non sono proprio viste o non sono così popolari come in altri. Quindi c'era anche una componente di sfida. Qual è, diciamo, la tua cucina? Qual è l'elemento base principale della tua cucina? Non c'è un elemento base, se non appunto la non limitazione. Per me non ci sono boundaries, per me non ci sono limiti. Qualunque cosa mi interessi, può essere un ingrediente, una tecnica di cottura, la perseguo. Noi in particolare ci occupiamo di innovazione in cucina, quindi tu quanto pensi di essere innovativa? Io penso di essere abbastanza innovativa, soprattutto se si pensa che opero in un campo dove la tradizione la fa da padrona, e tra l'altro a Roma, dove i tradizionalisti sono ancorati molto fortemente. Esatto, esatto. Quindi sì, arrivare un po', insomma, a mischiare le carte, cercare di far capire che anche magari determinati prodotti o ingredienti oppure tecniche possono essere altrettanto interessanti quanto la cucina italiana, e quindi allargare proprio i confini culturali è un po' difficile. E abbiamo capito che le cose facili non ti piacciono, insomma, nella tua vita cerchi sempre nuove sfide. Ultima cosa, stasera che cosa preparerai? Ma stasera io preparo un antipasto semplicissimo, credo che sia il secondo antipasto, quindi un antipasto caldo, si chiama carota e carota. Sono delle carote che tra l'altro mi sono portata da molto lontano, delle carote molto saporite, ovviamente biologiche, su una salsa fatta di carote cucinate nel succo di carota. Quindi poi ci sono altre componenti, che va dall'oro allo zenzero al finocchietto, però questo sostanzialmente all'insegna degli chef femminili. Ci abbiamo 5 top chef, una di queste è Anna Roche, che è slovena. Anna, ci racconti la tua storia, insomma, come arrivi, qual è stato il tuo percorso?
Beh, soprattutto sono slovena di Caporetto. Caporetto, penso che non ci sia un italiano che ha studiato un po' di storia che non lo conoscesse, dunque è sul confine italiano. Io sono 100% autodidatta, ho la laurea in scienze internazionali e diplomatiche all'Università di Trieste. Sono entrata in cucina subito dopo la laurea perché mi sono innamorata di mio marito e con lui praticamente ho iniziato questo percorso lungo, qualche volta faticoso, ma comunque interessante. Ma avete un ristorante o siete solo chef? No, no, abbiamo non solo un ristorante, una casa grande di campagna del 1860 in pura campagna slovena. È una casa come erano una volta le case di campagna, di 1200 metri quadri, con orti, piscine di trotte, foresta dietro la casa, dunque direi una casa molto importante. Quindi un ritorno alle origini, cioè questo è molto presente nella vostra cucina, immagino, quindi no? Una cucina tradizionale? No, proprio no, è una cucina molto d'autore, molto personale, ma con interpretazione di prodotti strettamente locali, e dunque rispetto del territorio, della stagione e soprattutto di me stessa. Stasera che cosa preparerai agli ospiti della cena? Faccio i revival di Brodetto. Brodetto praticamente come lo conosco io è un piatto che in Istria, è una penisola tra Slovenia e Croazia al mare, con delle caratteristiche super mediterranee, dunque buonissimo pomodoro, super pesce. È un prodotto che ha cucinato sempre mia mamma, semplice ma veramente di gusti particolarmente intensi e buoni. Dunque ci deve sempre essere la triglia o lo scorfano, qualche pesce cane tra qua e là. E quando ho pensato all'estate in arrivo, è uno dei piatti che entrerà nel menù, sta entrando nel menù dell'estate 2016, praticamente mi comincia a tornare il gusto del brodetto. È un revival completo con qualche contaminazione, soprattutto pensando che è tra un brodetto e un savore alla fine, perché ha anche i gusti. Fanella, specializzata in pasticceria, lei è una libera professionista, quindi consulente per tante bellissime realtà e regala dolcezze in giro per il mondo. Lei stasera qui delizierà gli ospiti della cena presso Villa Chiara Orto e Cucina. Raccontaci un attimo un po' la tua storia, quindi quando nasce la tua passione per la pasticceria e come si è sviluppata. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Nasce con una scuola alberghiera, quindi dagli studi, poi subito immersa nel mondo del lavoro, partendo da Verona, Fabio Tacchella. Un breve passaggio in Cassa Alimenti, che è questa scuola di specializzazione a Brescia, e dopodiché un salto a Milano da Cracco, 4 anni da Ferran Adrià in Spagna e per poi ritornare in Italia all'Enoteca Pinchiori 2 anni, dove ho firmato la carta dei dolci. E da qualche anno, diciamo dal 2009, mi dedico per fare consulenze, quindi seguire aziende, oppure vado nelle scuole, tengo corsi, lezioni, tutto legato al mondo al dolce. Come è cambiato e come sta cambiando il mondo della pasticceria in Italia e all'estero? Ma all'estero, diciamo, io ho avuto la fortuna di viaggiare molto, lavorare anche all'estero, cioè, diciamo, sono a livello molto più elevato rispetto al nostro, una considerazione diversa anche, parliamo della pasticceria da ristorazione, quindi l'importanza che si dà al dessert è molto più elevata, cosa che si sta inizia a fare qualcosa anche in Italia, quindi in questi ultimi anni abbiamo, insomma, ci stiamo lavorando a questo per migliorare comunque la parte dolce del pranzo. Ultima cosa, quale dolce preparerai stasera e farai degustare? Allora, visto il tema, il momento che stiamo attraversando in questo periodo, la primavera, quindi l'arrivo della primavera, la festeggiamo con questo dessert che è a base di fragole, una gelatina al mandarino e con una caramello al fiore di sambuco
e poi avremo un gelato, un fior di latte che abbiamo precedentemente infusionato con una tisana di frutti di bosco, quindi molto profumata alle fragoline di bosco, e ricoperto da un plum cake al pistacchio, fiori eduli, germogli e menta fresca. Mamma mia, che fame! Ultima cosa, ultimamente nel mondo della pasticceria, lasciami dire anche dei consumatori finali, si tende molto all'apparenza, no? Quindi ormai ci sono corsi di cake design, invece da un punto di vista professionale quanto conta, qual è il rapporto secondo te tra aspetto e poi invece bontà del prodotto? Ma io dico sempre un 50-50, no? Perché si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca, ma nessuno deve essere inferiore all'altro, cioè il bello deve essere anche buono, e proprio perché l'occhio deve farci venire voglia di mangiare e poi quando si mangia deve essere buono, quindi devono viaggiare insieme.